pomeriggio da Luca Ciammarughi e ben ritrovati a Ultimo Grido e ben trovato anche al nostro ospite consueto del mercoledì, Danilo Lorenzini. Ciao Danilo. Ciao Luca, buon pomeriggio. Oggi è una trasmissione abbastanza speciale perché chiudiamo, fra virgolette, i centenari dalla nascita di due grandi compositori italiani e sono Giancarlo Menotti e Nino Rota. Abbiamo già dedicato qui a Ultimo Grido proprio con Danilo Lorenzini quest'anno due puntate a Giancarlo Menotti, una era in condivisione, diciamo così, insieme a Samuel Barber e un'altra puntata a Nino Rota, ma oggi vogliamo un po' chiudere questo 2011 sotto il segno di questi due grandi compositori italiani, come dicevo, italo-americano per certi versi, Menotti per acquisizione, diciamo così, ma italianissimo in realtà per origini. Lo facciamo perché ho l'impressione, anzi forse è più che un'impressione, che Menotti e Rota quest'anno, soprattutto Menotti in realtà, siano stati più magnificati all'estero che in Italia, quindi c'è veramente bisogno di dare linfa alla diffusione della loro musica e continuare a farla sentire. Approfitteremo tra l'altro oggi dell'uscita di alcuni bei CD per la Naxos, uno è veramente recentissimo, uscito queste settimane, dell'opera Maria Golovin di Giancarlo Menotti, uscita insieme al concerto per violino in un disco della Naxos. E bisogna dire che la Naxos quest'anno ha riservato veramente molto spazio alla produzione di Menotti, per nostra fortuna. Anche di recente uscita è l'opera La Santa di Blacker Street, insieme all'Unicorno, la Gorgone e la Manticore. E durante l'anno abbiamo anche trasmesso varie volte La Medium e anche Amale e Visitatori Notturni, che oggi magari riproporremo almeno una parte, essendo di tematica prettamente natalizia. Tra l'altro leggevo anche qualche giorno fa la rivista Diapason francese, che riserva questo mese un servizio molto esteso a Giancarlo Menotti, quindi anche in Francia, oltre che in America ad esempio, Menotti è veramente oggetto di una riscoperta, pur non essendo passati molti anni dalla sua morte, è morto nel 2007, anno tra l'altro in cui la Maria Golovin di cui parlavo è stata data al Festival di Spoleto in occasione dei 50 anni del festival. Ecco, tu giustamente Luca hai fatto notare la frequenza con cui è stata ricordata la figura di Giancarlo Menotti al di fuori dell'Italia, sua patria, e veramente mi è impossibile non rimarcare, non sottolineare pubblicamente il fatto che il Teatro alla Scala non si sia degnato di mettere in scena un'opera di questo compositore. E non so, ecco perché non ricordo la stagione, se c'è qualche cosa di Nino Rota, questo non l'ho verificato. Sicuramente Giancarlo Menotti è assente dal Teatro alla Scala all'incirca degli anni 50, vuol dire è mezzo secolo che il più importante teatro, quello che si vanta di essere il più importante teatro d'Italia, non permette alla musica di Giancarlo Menotti di essere ascoltata neppure quest'anno, e questo penso che sia degno di una certa nota. Poco importa, perché in realtà Giancarlo Menotti, dal punto di vista teatrale non solo, è uno dei compositori contemporanei in assoluto più rappresentati al mondo, fuorché d'Italia. Infatti, per Nino Rota le cose sono andate un po' meglio quest'anno, certo non ovunque. Penso però ad esempio a un'iniziativa veramente molto bella, e qui bisogna dare atto del coraggio dell'iniziativa, all'Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi di Milano, che ha fatto ben 10 concerti dedicati a Nino Rota, intitolati Nino Rota, la leggerezza dell'ascolto, con un bravissimo Giuseppe Grazioli, e sale spesso piene, anzi quasi sempre piene, il che testimonia del successo insomma che la musica di Rota ha nei confronti del pubblico. Ed è anche una testimonianza questa di come la qualità musicale e anche la popolarità possano andare a braccetto, no? Ma esatto, perché purtroppo questo è uno dei tanti pregiudizi e luoghi comuni che si è infiltrato nella mentalità, nella mente direi, delle cosiddette persone di cultura a partire dagli inizi del Novecento e soprattutto poi dalla metà del Novecento in poi, secondo cui qualità e popolarità sarebbero antagonisti. Se un'opera d'arte, un brano musicale incontra un successo di pubblico, ciò significa che non ha una reale qualità musicale, facendo magari qualche volta qualche eccezione. Tra parentesi, ecco, dato che quest'anno abbiamo anche parlato, mi ricordo, delle sorti della musica nella ex Unione Sovietica, ecco, quando un regime per molti, per moltissimi aspetti assolutamente improponibile,
e devo dire vissuto anche con una certa sofferenza da molti musicisti, però ha fatto sì che, creando una strana forma, una misteriosa forma di pressione in artisti di grande talento come Shostakovich, come Prokofiev, per nominare soltanto due tra i più famosi, siano riusciti appunto questi musicisti a produrre delle musiche fondamentalmente innovative, poiché la loro grammatica non è sicuramente quella di Beethoven o di Mozart, ma comprensibili al pubblico. Infatti, tu hai parlato di innovatività, di innovazione, e vorrei, prima di andare a un primo ascolto dedicato a Nino Rota, citare una frase da un'intervista che Leonardo Pinzauti ha fatto negli anni 70 proprio a Nino Rota. Nino Rota dice così: «La mia famiglia, tutto l'ambiente in cui sono vissuto è stato sempre molto di avanguardia. Mio padre e mia madre erano musicisti e persone colte, i loro gusti erano tali che fin da piccolo io ho avuto una specie di presunzione, cioè la sicurezza di non poter essere altro che moderno, e non per una scelta intellettuale, ma per natura». E queste parole di Rota veramente sono, secondo me, molto importanti, perché ci fanno capire molto, anche poi in riferimento a quella che è stata la sua connivenza, uso questo termine che forse può apparire negativo, con la musica da film, con il mondo del cinema, che in realtà poi si è rivelato a posteriori un vero e proprio gesto d'avanguardia. Assolutamente, perché oggi come oggi, anche questa è una cosa che abbiamo già notato, la musica da film è giustamente considerata nelle sue forme migliori come musica d'arte a pieno diritto, ma la situazione soprattutto in Italia alcuni decenni or sono non era questa. Infatti Nino Rota, anche questo l'ho già detto, era mal visto anni fa nell'ambiente che si dice classico, era mal visto perché veniva considerato venduto a una forma assolutamente peggio che minore, direi. C'era da vergognarsi a lavorare per il cinema. Poi naturalmente la storia e il tempo, come sempre, mette le cose in ordine, poiché io dico spesso che la musica da film oggi può paragonarsi un po' a quello che era il melodramma un secolo fa, vale a dire una forma di espressione musicale fruibile così da un pubblico molto molto vasto, ma non per questo meno nobile di altre forme di espressione. Verissimo. Adesso io andrei a un primo ascolto che dedichiamo oggi proprio a Nino Rota, con un file che ho portato da un vinile degli anni 60, del 1965 per l'esattezza, e si tratta del concerto soirée di Nino Rota nell'interpretazione dello stesso autore, poiché Rota era veramente anche un eccellente pianista. Lo ascoltiamo qui al pianoforte in una propria composizione, appunto il concerto soirée 1965 con Bruno Maderna alla guida dell'Orchestra Sinfonica della RAI di Milano. Thank you.
Thank you.
Grandi applausi per questa fantastica interpretazione del concerto soirée di Nino Rota, con lo stesso Rota al pianoforte e Bruno Madeana alla guida dell'Orchestra Sinfonica della RAI di Milano. Veramente bellissima musica e molto ben interpretata. E adesso andiamo in pubblicità, ci ritroviamo fra pochissimo invece con un lavoro di Giancarlo Menotti, di cui quest'anno, come di Rota, si celebra il centenario dalla nascita, e ascolteremo per iniziare qualcosa dal concerto. Siamo di nuovo negli studi di Radio Classica con Luca Ciammarughi e Danilo Lorenzini, oggi a Ultimo Grido, per parlare di Giancarlo Menotti e Nino Rota, ma soprattutto per ascoltare ancora in questo centenario dalla nascita di entrambi le loro splendide composizioni. Abbiamo iniziato oggi con una primizia, il concerto soirée di Nino Rota, interpretato dallo stesso autore con Bruno Madeana alla guida dell'Orchestra Sinfonica RAI di Milano, un'orchestra che rimpiangiamo perché comunque ci dava veramente una linfa incredibile negli anni che furono.
Ma continuiamo invece sotto il segno di Giancarlo Menotti. Ho iniziato oggi dicendo che la rivista Diapason dedica questo mese di dicembre a Menotti un ampio servizio intitolato Giancarlo Menotti, le medium dell'opera, il medium dell'opera, facendo anche riferimento al titolo della famosa opera di Menotti, La Medium. Ma Menotti non è solo opera, va detto che scrisse anche bei lavori cameristici, bei lavori anche sinfonici, di carattere sinfonico o concertante, come questo concerto per violino di cui oggi propongo un movimento. Il concerto per violino scritto nel 1952 e che fu dedicato a Ephraim Zimbalist, insegnante al Curtis Institute di Filadelfia, dove era allievo lo stesso Menotti, e Zimbalist diede proprio la prima esecuzione di questo concerto, scritto nel 1952, insieme alla Philadelphia Orchestra, diretta niente meno che da Eugen Ormandy. In effetti fa impressione, Danilo, mi rivolgo a Danilo Lorenzini, che veramente Menotti abbia visto eseguire la sua musica da interpreti veramente impressionanti. Adesso ho citato Ormandy, ma potrei citare ad esempio Fritz Reiner per la prima esecuzione di Amelia al ballo, quando Menotti ancora era giovanissimo. Poi possiamo citare Thomas Schippers, possiamo citare Charles Munch ad esempio per il concerto per violino. Insomma, veramente impressionante, no? E impressionante tanto più se vediamo un po' il fatto che sia caduto in una situazione così un po' da misconosciuto, almeno in Italia. Ecco, e non dimentichiamo tra i grandi interpreti che hanno eseguito le opere, la musica di Menotti, quello straordinario, secondo me, tenore che è Placido Domingo, per il quale abbiamo già detto Menotti ha composto la sua opera Goya. È veramente un fenomeno strano quello che tu hai rimarcato, Luca. E, ecco, c'è da dire, tu hai detto che giustamente che Menotti ha composto molte opere per il teatro, ma si è dedicato anche alla musica sinfonica da camera, e proprio in luglio, nella puntata che gli abbiamo dedicato, così echeggiando, se ricordo bene, qualche frase dello stesso Menotti riportata in quel bellissimo libro intervista che si intitola, aiutami a ricordare Luca, Giancarlo Menotti, due zanzare a Western, esatto, House. Non mi ricordavo se le zanzare fossero due o tre, allora sono due. Ecco, si rammaricava nei suoi ultimi anni di due cose. La prima era di avere creato il Festival di Spoleto, che gli ha sottratto energia, applicazione e anche denaro, credo. La seconda, di essersi per motivi contingenti dedicato moltissimo all'opera, non lavorando abbastanza in un ambito che lui sentiva particolarmente congeniale, che era proprio quello della musica da camera, sebbene la sua produzione sia di tutto rispetto anche nella musica da camera e nella musica sinfonica, della quale appunto adesso, Luca, ci occupiamo con questo nuovo ascolto. Infatti, il nuovo ascolto che vi proponiamo è dal concerto per violino in La minore di Giancarlo Menotti, scritto nel 1952. Ascoltiamo il secondo movimento, che è un bellissimo adagio pieno di materiale melodico veramente magnifico. È un'interpretazione che viene considerata di riferimento dal biografo di Giancarlo Menotti. Al violino c'è Tossi Spivakovsky, la Boston Symphony Orchestra è diretta da niente meno che Charles Munch. Thank you.
Giancarlo Menotti, abbiamo ascoltato il secondo movimento adagio dal concerto per violino scritto nel 1952 al violino Tossi Spivakovsky, la Boston Symphony Orchestra diretta da Charles Munch. Era una registrazione questa del novembre 1954 che viene riproposta proprio questo mese dalla Naxos in un bel disco dedicato a Menotti. Probabilmente è vero che Giancarlo Menotti dà il meglio di sé in alcuni lavori operistici, anzi forse sicuramente, ma direi che questo è un lavoro, il concerto per violino, tutt'altro che trascurabile. E continuiamo adesso i nostri ascolti invece passando a Nino Rota. Ancora una volta zigzaghiamo oggi fra questi due grandi che condividono l'anno di nascita, 1911, poi Rota è scomparso più presto nel 1979, mentre Menotti è morto circa 5 anni fa nel 2007. E condividono non solo l'anno di nascita Menotti e Rota, ma anche il fatto di aver avuto un insegnante comune, vero Danilo? Infatti è insegnante non soltanto loro ma anche di numerosi altri compositori celebri di musica da film, tra cui Henry Mancini, mi sembra di ricordare via dicendo, che era Rosario Scalero, che doveva essere veramente un grande insegnante. Infatti Rosario Scalero, che insegnava al Curtis Institute di Filadelfia, era compositore e violinista, e tra l'altro Scalero si ricorda per essere stato primo violino in buca nella prima rappresentazione del Crepuscolo degli Dei a Bayreuth. Veramente personaggi leggendari quelli di cui parliamo. Ma adesso passiamo a un nuovo ascolto, dicevo, con Nino Rota, interprete dei suoi preludi per pianoforte. Un'altra registrazione storica, questa degli anni 60, facciamo in tempo a ascoltarne una selezione da questi preludi appunto di Nino Rota con lo stesso compositore al pianoforte. Thank you.
Di Nino Rota abbiamo ascoltato il primo gruppo dei preludi per pianoforte con lo stesso Nino Rota al pianoforte, appunto, un'interpretazione veramente molto sensibile che naturalmente rende perfettamente conto di quella che è la bellezza di questi brani per pianoforte. Adesso vedo che il tempo è pochissimo, quindi andiamo in pubblicità e ci ritroviamo fra poco a Radio Classica per parlare ancora di Nino Rota e soprattutto di Giancarlo Menotti. Abbiamo una serie di ascolti operistici nuovissimi da proporvi. Eccoci di nuovo a Ultimo Grido con Luca Ciammarughi e Danilo Lorenzini oggi in studio con noi. La puntata è dedicata a Nino Rota e Giancarlo Menotti, che, come abbiamo più volte detto, quest'oggi condividono quest'anno il centenario dalla nascita, e abbiamo anche ricordato che condivisero un insegnante in comune, quel Rosario Scalero, italiano emigrato negli Stati Uniti e che negli Stati Uniti insegnava al Curtis Institute di Filadelfia. In effetti i due hanno naturalmente qualcosa in comune, anche se gli atteggiamenti espressivi poi sono molto diversi, come abbiamo avuto modo di sentire.
Ma una cosa interessante che riguarda il prossimo ascolto, che è l'opera Maria Golovin, è il fatto che quest'opera di Giancarlo Menotti, che tra l'altro lo stesso Menotti scelse per aprire l'edizione del cinquantenario nel 2007, se non che poi sarebbe morto 4 mesi prima di questo cinquantenario, ecco, dicevo, quest'opera fu accusata di essere un collage di stili altrui più o meno contemporanei, come leggo tra l'altro in una recensione del 2007. E questa fu anche l'accusa in fondo, Danilo, a cui fu sottoposto Rota, no? Di essere a volte quasi un ladro in musica, lo dico naturalmente in senso buono, perché lo stesso Rota non ha mai fatto mistero di saccheggiare anche la musica altrui, rielaborandola però, dico io, sempre in una veste estremamente propria e originale. Qui si aprirebbe tutto un capitolo su quello che è il furto d'autore, ma furto d'autore che possiamo applicare alla musica come alla pittura, da Picasso indietro, insomma, no? Esatto, perché è risaputo che in musica, fino almeno all'Ottocento inoltrato, il fatto di scambiarsi materiali, proposte tematiche fra diversi compositori non era assolutamente qualcosa che veniva considerato plagio o copiatura. Semplicemente era qualcosa che faceva parte dello sviluppo del linguaggio musicale. Ora, se io conio una parola nuova per definire un oggetto per il quale non, un'esperienza per il quale ancora non esiste questa parola, non vedo perché altri non dovrebbero utilizzare questa medesima parola in contesti diversi. D'altronde, allora, se noi analizzassimo da questo punto di vista, e dico un nome veramente grande, Gustav Mahler, scopriremmo che gran parte del suo materiale è veramente recuperato dalle fonti più disparate. Quello che è importante è naturalmente poi l'utilizzo e il contesto in cui queste utilizzazioni vengono effettuate. D'altronde sappiamo bene che lo stesso Mozart, per l'ouverture del flauto magico, utilizza un tema tratto da una sonata di Muzio Clementi che egli sicuramente conosceva, e nessuno grida alla copiatura, al plagio. Infatti, e a questo punto allora direi di proporre qualcosa ai nostri ascoltatori da quest'opera che citavo poc'anzi, Maria Golovin, un'opera in 3 atti sul libretto dello stesso Giancarlo Menotti, che oltre che compositore era anche librettista, scrittore e regista, tra l'altro un eccellente regista non solo di proprie opere ma anche di opere altrui. Si ricorda ad esempio a Spoleto un bellissimo Evgeny Onegin di Tchaikovsky con la regia di Menotti. Ma chiudiamo la parentesi e invece veniamo alla Maria Golovin, che è la storia di un amore di un cieco di guerra per la moglie di un prigioniero, amore che diventa impossibile quando quest'ultimo, il prigioniero, ritorna. La gelosia, prima latente, esplode nel vero senso del termine, perché il cieco infatti usa il suo revolver per uccidere la donna, o meglio, sbaglia la mira, ma gli fanno credere di aver fatto centro, e da qui insomma si dirama poi la trama di quest'opera, che è una specie di thriller un po' alla Hitchcock, con atmosfere molto particolari per un'opera. Addirittura è stata assimilata a un giallo, a un reportage di vita contemporanea, persino a un fumetto. E qui, Danilo, bisogna dire che Menotti in realtà fu molto innovativo. Parlavamo prima di carattere avanguardista dell'opera di Nino Rota. Lui stesso si definiva moderno, nonostante appunto fosse contestato dalle avanguardie. E anche Menotti qui lo ritroviamo moderno, come anche nel Console, ad esempio, nel costruire delle trame veramente impensate per l'opera, no? Cose che non si erano mai viste, una sorta di ampliamento degli oggetti poetabili, o meglio operabili. Esatto, in questo proprio troviamo uno degli aspetti che fanno di Giancarlo Menotti un artista, un compositore che comincia oggi ad essere veramente di attualità, oggi che possiamo cominciare a comprendere il senso di queste operazioni, che all'epoca in cui egli le compiva invece erano fraintese, malintese, considerate come degli espedienti di qualcuno che avesse delle idee non di primissima scelta. Invece si scopre, e fra l'altro la conferma se ne ha leggendo per esempio le parole che lo stesso Menotti ha rilasciato in quella sua lunga intervista che abbiamo riferito poco fa. Ecco, Menotti era perfettamente consapevole di quello che stava facendo, pur nella scarsa comprensione che lo circondava. E io oso pensare che
forse questo 2011 centenario menottiano sia davvero l'inizio di un processo di acquisizione da parte della coscienza artistica comune, collettiva, di noi che lavoriamo oggi, del significato storico che ha avuto l'opera di Menotti in generale, anche per quanto riguarda, lo hai sottolineato ora tu Luca, proprio anche il tipo di drammaturgia che egli pone in scena. Infatti direi allora adesso di ascoltare un frammento dall'atto primo, scena prima, della Maria Golovin di Giancarlo Menotti sul libretto dello stesso compositore. È la prima esecuzione questa che venne fatta su disco per la RCA nel 1958 a Roma. Orchestra e coro non sono specificati, ma si sa invece che il maestro del coro era Nino Antonellini, tenore solista Pietro Carapellucci per quanto riguarda il coro naturalmente, e il direttore invece Peter Hermann Adler. Non cito adesso tutto il cast perché sarebbe lungo, ma citiamo almeno la protagonista Maria Golovin, che è Franca Duval, soprano, il personaggio, il cieco Donato, è Richard Cross, basso baritono, e invece The Mother, la madre, è Patricia Neway. I saw the gun, the camellia.
There is a prisoner's camp up the hill. Prisoners of war? Yes, I believe you can see it from the window. Sometimes they sing at twilight songs of their native land. Poor devils. Questo era un frammento dall'opera Maria Golovin di Giancarlo Menotti, da una registrazione del 1958 effettuata a Roma con orchestra e coro non specificati in questo disco della Naxos che stiamo ascoltando oggi, tutto dedicato a Giancarlo Menotti, e il direttore però era Peter Hermann Adler. E per fortuna che la Naxos si sta dando da fare per far uscire dagli archivi queste registrazioni menottiane, perché sono veramente dei tesori, dei documenti veramente molto importanti. Si intitola Menotti Centenary Edition, quella che la Naxos sta portando avanti. Abbiamo sentito un frammento dall'atto primo, scena prima, dicevo, della Maria Golovin, un'opera che naturalmente bisognerebbe vedere in scena, perché ho l'impressione che rispetto ad altri lavori più melodici, forse di Menotti, sia molto legata a ciò che succede proprio in scena, all'azione, essendoci questa tematica quasi da thriller, no Danilo? Esatto, per affrontare una vicenda di questo genere era necessario all'autore rifarsi a un modo proprio di così di proporre l'opera in scena, forse più vicina, potremmo dire, più vicino, scusate, a quello che era l'opera dell'origine addirittura, cioè il recitar cantando monteverdiano, dove noi non sentiamo i cantanti profondersi in arie, in duetti o ampi squarci melodici, bensì sentiamo proprio questo recitato estremamente serrato che va di pari passo con una recitazione che deve essere altrettanto serrata naturalmente. E questo tra l'altro va anche a rompere quello che è il pregiudizio di molti che forse non hanno ascoltato la musica di Menotti sul carattere così vagamente neomelodico o romanticheggiante, no? Della musica di Menotti, quasi come se fosse un leggero neoromanticismo il suo. Beh, diciamo che la definizione più vergognosa che è stata coniata e che purtroppo circola, ahimè, ancora oggi è quella di Puccini dei poveri, che veramente viene contraddetto in maniera clamorosa dalla musica. Ecco, oggi che dedichiamo questa terza parte tutta a Giancarlo Menotti, voglio anche ricordare che quest'anno c'è stato un fatto molto grave sulla stampa italiana, sul Corriere della Sera. Paolo Isotta ha scritto proprio nei giorni del Festival di Spoleto e nel centenario di Menotti che Giancarlo Menotti sarebbe stato un mediocre musicista più interessato alla vita con titolate miliardarie che alla musica. E questo voglio ricordarlo ancora una volta, l'abbiamo già detto più volte a luglio, ma veramente una vergogna per l'Italia che un compositore come Menotti sia stato definito così proprio nel suo paese, un paese che amava veramente molto. Ma insomma, chiudiamo questa triste parentesi e invece continuiamo i nostri ascolti con La Santa di Bleecker Street, The Saint of Bleecker Street, che è considerata da molti anche il capolavoro di Menotti. È un'opera che andò in scena per la prima volta nel 1954 a Broadway e fu un successo a Broadway. Fu la prima volta che a Broadway un'opera ottenne un successo paragonabile a quello dei musical, con ben 92 performance consecutive e Thomas Schippers alla guida dell'orchestra. Questo la dice lunga. Assolutamente. E se non ricordo male, meritò anche un premio Pulitzer per quest'opera. Non sto sbagliando, credo.
Esattamente. Premio Pulitzer per la musica nel 1955. È un'opera ambientata nel quartiere di Little Italy a New York City, quartiere intensamente cattolico in quegli anni. Protagonista è la giovane Annina, una giovane appunto e semplice donna che si ritrova con le stimmate. Il fratello Michele, che è ateo e molto protettivo nei confronti della sorella, vuole farla ricoverare in ospedale, mentre il resto della comunità di Little Italy propone di farla santa. E già da questo sdoppiamento, Danilo, vediamo in realtà un tema che è molto caro a Menotti, perché sappiamo anche quanto nella sua vita sia stata importante questa scissione, se vogliamo. Menotti era cattolico e sentiva anche con fervore la spiritualità, la religiosità, ma d'altra parte era anche molto attratto dai lati più pagani dell'esistenza. Assolutamente, è un tema ricorrente, un tema che l'ho accompagnato praticamente fino alla fine, tant'è vero che non abbiamo ancora avuto occasione, perché chissà, forse in futuro potremo ascoltare l'ultima scena della sua opera Goya, un'opera della sua tarda maturità, che ci rappresenta il pittore Goya, appunto Francisco Goya, ormai vicino alla morte, che ricorda fatti e misfatti della propria esistenza e viene tormentato dal demonio che si incarna per rinfacciargli tutto ciò che nella sua vita non è stato corretto da un certo punto di vista. Ecco, Menotti veramente vive con una passione, con uno spasimo questa ambivalenza che si fa musica. E come dire, ci fa capire che in fin dei conti, forse per quel che riguarda noi occidentali, è proprio vero che l'arte nasce fondamentalmente da tensioni interne che non trovano altra soluzione se non questa sublimazione attraverso l'arte. Quindi l'idea di un artista completamente in pace con se stesso, temo e penso che sia molto lontana dalle possibilità di quella che noi chiamiamo arte. Decisamente. Direi di proporre ai nostri ascoltatori l'inizio proprio dell'opera di Giancarlo Menotti, La Santa di Blacker Street, l'inizio della scena prima dell'atto primo, è il numero intitolato Rosa Mistica, con i personaggi di Assunta, un giovane uomo e il coro. L'interpretazione è quella della prima esecuzione del marzo 1955 a New York City, ripresa dalla RCA e adesso ristampata dalla Naxos, con Thomas Schippers alla guida dell'orchestra.
Questo era l'inizio dell'opera La Santa di Blacker Street di Giancarlo Menotti, con questo clima appunto di cattolicesimo della Little Italy di New York. L'abbiamo ascoltato nell'interpretazione di Thomas Schippers alla guida di un'orchestra qui non specificata, registrazione del 1955 a New York City. E oggi ci salutiamo, Danilo, con un ascolto natalizio, anche in vista delle prossime festività, ma sempre naturalmente di Giancarlo Menotti. Infatti, e passiamo da questo cattolicesimo, avete sentito un po' plumbeo, della Santa di Blacker Street, un po' tanto problematico, direi, invece a un'opera di ispirazione, sì, potremmo dire religiosa, perché quando si tratta del Natale comunque si ha a che fare con una ricorrenza religiosa, ma vissuta invece in un clima di grande serenità. È un'opera natalizia, appunto, Amal e i visitatori notturni, ispirata a un quadro di Bosch, L'adorazione dei magi. Infatti andò in scena per la prima volta il 24 dicembre 1951 per la televisione, quindi un successo anche televisivo per Giancarlo Menotti. E a quanto mi hanno detto, dalla prima rappresentazione tutti gli anni, la vigilia di Natale negli Stati Uniti, fu mandato in onda per parecchio tempo questo Amal e i visitatori notturni. E allora ci salutiamo oggi con Giancarlo Menotti, l'inizio di Amale, visitatori notturni, registrazione del dicembre 1951 con Thomas Schippers alla guida dell'orchestra. Grazie mille a Danilo Lorenzini. E ci risentiamo la prossima settimana. Una buona serata da Luca Ciammarughi.
Viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi.